cattive compagnie nella sua strada, conosce prima di tutto un vecchio anarchico francese dal nome di Georges Brassens, che gli insegna proprio, lo introduce nel significato base della parola anarchia, del concetto di anarchia, e soprattutto gli spiega come è dura la sua vita, perché lui è uno che quando c'è la festa nazionale e passa la banda militare trova che non ci sia niente da festeggiare. Poi incontra un'altra persona tenera e dolce come lui, però è un Ottavio al femminile, si chiama Lilou e se la passa decisamente peggio. Lilou si sposa. Una libellula coraggiosa, Lilou si sbaglia, ma non fa niente, è già la sposa di tutta la gente. Lo stesso corpo di colore nero, perché la vedova del mondo intero, lo stesso corpo con una collana, il tatuaggio di una meridiana. È allegra come mai si riserva, canta contro i suoi guai, divida, 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 divida allegra. È allegra come un sorriso, che le corde riso, divida, divida, divida la televisione. Non dico niente, è la televisione. Non dico niente, è la televisione. Sparita nel temporale, poi ritrovata su un giornale, in una foto da pubblicità, contro la vendita di libertà, l'ho preso corpo con una collana, il tatuaggio di una meridiana. Allegra, e allegra come mai sincera, canta contro i suoi guai, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Allegra, e allegra come un sorriso, che le copre il viso, mi vida, mi vida, mi vida. La televisione, non dicono niente, e alla televisione, non dicono niente, e alla televisione, non dicono niente, 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 e alla televisione, non credete niente, e alla televisione, non dicono niente, niente, niente. Per niente.